Ho ben due video iniziati che devo finire e mentre ero qua in garage a registrare appunto un pezzo di quel video lì mi è venuta un'idea. Non so se avete mai sentito parlare dei Devon Lures. Sono artificiali molto vecchi, ma secondo me molto funzionali e ho deciso di costruirne uno. La cosa bella è che lo farò con materiali che ho già senza dover costruire niente, quindi sarà una cosa molto veloce. Di conseguenza 24 ore per costruire e catturare. Mettiamoci al lavoro. Per iniziare ho bisogno solo di un piccolo galleggiante e due micro palette da rotante. E vado a fare due tagli a circa 45 gradi opposti. Ora devo pensare, visto che uno l'ho fatto così, l'altro devo farlo così. Uno così e uno dall'alto in basso. Ok, un goccio di ciano acrilica, vado a incollare le mie palette, ho cercato di metterle più simmetriche possibile, aggiungo un po' di colla in giro e poi lo lascio asciugare molto bene. Ho dimenticato di dirvelo, sono le 15 e 12 minuti. Mentre la colla asciuga, vado a fare un piccolo anellino in un filo d'acciaio da 1 mm. Chiudo e taglio. Vado a mettere due piccole perline di plastica. In fondo. E vado a infilare il corpo. Avrete già capito il funzionamento di questa esca. Aggiungo un'altra perlina e vado a fare un altro piccolo loop qua davanti, come ho fatto dietro. Raddrizziamo un po' l'anello e abbiamo finito. Questa è la famosa esca Devon. Inizialmente stavo anche pensando di verniciarlo, ma poi ho deciso di lasciarlo così perché questo galleggiante, essendo comunque molto vecchio, con le palettine in metallo, rende l'idea del vintage. Perciò vado a dargli solo una leggerissima mano di resina UV per rinforzarlo un pochettino. Il sughero è molto delicato, specialmente dove si attaccano le palette. Stare molto attento a non farla entrare nei buchi, perché sennò il movimento sarà annullato. Già ci è andato un po' di attack, ma non è un problema perché riesco a farlo saltare via. Ma la resina potrebbe essere un problema. Ok, inforniamo mezz'oretta e ci siamo. 15:51 e la nostra esca è finita. Gira molto bene, pesa 2,2 grammi e affonda. Ero convinto fosse un top water, invece affonda. Penso che non sia un problema comunque, deve fare un sacco di vibrazioni. Non ci rimane che andarlo a provare. Ci vediamo al fiume. E siamo arrivati. Non siamo proprio sullo spot, ma stiamo dirigendo. Infatti voglio risalire un po' sto fiume e vedere se più in su c'è qualcosa di interessante. Prima voglio fare qualche lancio di prova a vedere come si comporta l'esca e vedo dei movimenti sotto sto ramo che sicuramente saranno di qualche piccola carpa. Boh, vabbè, vediamo intanto se... Mamma mia, l'ho appoggiato in acqua e ho già visto di cosa è capace. Secondo me questa è un'esca che a trote potrebbe... Che manzi, ragazzi! Peccato che qualcuno ci viene e se le porta a casa. Potrebbe essere un'esca molto interessante per le trote, dicevo, e secondo me anche da bass. Ora però voglio spostarmi perché qua non vedo, a parte le carpe, non vedo nessun tipo di altro pesce che potrebbe attaccarlo. E andiamo a cercare un po' di corrente dove ci può essere qualche cavedano interessato. Guardate che belle che sono!
E stanno qua, a parte se li lanci lì esca, scappano. Andiamo a cercare qualche pesce. La vegetazione lì è davvero assurda, non si riesce più a passare. Per fortuna mi sono ricordato di mettermi i waders e riesco a costeggiare bene il fiume, altrimenti non sarei stato in grado di arrivarci. Sono dovuto rientrare nella foresta perché l'acqua si faceva troppo fonda, persino per i waders. Che fatica che faccio per voi. Niente, da qua non riesco più ad andare avanti. Aia, troppe spine, troppa foresta, devo trovare un piano B. Volevo portarvi in qualche spot nuovo, ma proveremo un po' qua e magari andiamo giù a scendere, se riesco ad andare giù. Olè. Vediamo un po' se c'è qualcosa in caccia. Oh, non ne vedo oggi, non ho visto manco ancora uno. Allora, ho pescato un po', qualche caveda non l'ho visto, ma inseguono e scappano. Classico comportamento da cavedano delle mie zone con acqua limpida. Vediamo se magari c'è qualcosa di un po' più piccolo che può essere interessato più a valle. Ho battuto un bel po' tutta sta zona di fiume qua a scendere e non ho visto niente, cioè qualche piccolo cavedano, ma veramente un numero ridicolo. Ne avrò visti tipo due o tre e basta. Poi con gli occhiali polarizzati vedo bene tutto il fondo e non vedo assolutamente niente. Quindi penso proprio che mi sposterò. Siccome mi sono rotto ufficialmente il cavedano di pescare stupidi cavedani e non prenderne, voglio provare a fare qualche lancio bass, anche se con questa attrezzatura è un po' rischioso perché siamo veramente leggerini. Treccia 006, canna da trotaria, ma staremo ben cauti. Magari è un'esca che i bass sapranno apprezzare di più, anche se da quello che ho capito è principalmente nata per la trota, ma al momento non saprei dove andarla a cercare. Ormai sono qua da circa un'oretta, un po' meno, ma ci siamo quasi. Non ho ancora visto un pesce, ho visto solo una bollata galla in sta zona qua. Sì che è primo pomeriggio, non è l'orario migliore, ma un po' di attività, visto che non fa più caldissimo, me l'aspettavo. Allora, non so fino a che punto abbia registrato la GoPro perché mi è impazzita, poi mi è suonato il telefono, ho l'esca a bagno, spero di non lasciarcela. Stavo dicendo che comunque la mia GoPro ha deciso di non registrare più. Mi ha già dato riparazione dei file un paio di volte su due riprese, quindi probabilmente l'avrò perse. È incredibile comunque quanto facciano pagare un prodotto che da quando ce l'ho, bene o male, mi dà sempre rottura di palle. Ora sembra funzionare, ma l'SD me la dà completamente vuota, quindi presumo di aver perso tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ho fallito la sfida, ma comunque voglio vedere un pesce attaccato a quest'esca. Quindi sono tornato sul fiume, sto scendendo un po' per cominciare a batterlo a risalire. Mi sembra davvero impossibile non riuscire a prenderci niente su un'esca con tante vibrazioni così. Tra l'altro avevo già registrato il finale e non so se l'ho raggiunto prima di queste scene o no, che mi ero arreso al fatto di non prendere niente, invece ho deciso di perseverare. Mamma mia, oh, cosa sei, un bass? È ufficiale, con un giorno di ritardo, ma la sfida è completata. Che attacco, non ho mai visto un cavedano attaccare così. Rilascio un po' aggressivo, ma non vuol dire. Detto che funziona, l'ho detto, era solo questione di trovarsi al posto giusto. Mi piacerebbe veramente capire dove sono quelli d'Italia, perché sono sicuro che ci siano. Faccio anche fatica a vederli, cioè io qua ne ho visti giusto un paio un po' più belli e basta. Mi sembrava un po' troppo pesante per essere un pesce.
miglioriamo con le dimensioni. Piccolo aggiornamento, sono salito ancora di qualche centinaio di metri, ma l'acqua diventa veramente bassa. E poi ho fatto un sacco di parrucche. Non ho neanche finito la frase, si sta alzando il vento e la mia GoPro continua a interrompersi dopo pochi secondi di registrazione. Quindi ci vediamo in officina. Sono le 15:33, la sfida è completata, non sono ancora passate 24 ore. È comunque un'esca molto interessante nella sua semplicità e penso che potete tranquillamente provare a costruirla. Se invece volete imparare a costruire esche che abbiano un movimento eccezionale, che siano veramente fatte bene a livello tecnico, non vi resta che abbonarvi al canale. Infatti avrete dei video esclusivi solo per voi. Per il resto questo video è un po' semplice perché sto lavorando a due altri progetti, uno bello cicciotto, e l'altro un video di pesca molto interessante che vedrete. Non vi dico altro. Come al solito, in descrizione trovate il link alla mia pagina Instagram e Facebook dove potete farmi domande, chiedere qualsiasi cosa, link alla mia wishlist di Amazon e link alla lista degli oggetti che uso nei miei video di costruzione. Questa volta è tutto. Se volete iscrivervi al canale vi basterà schiacciare qua. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!